Ed eccoci qua al Climatfest nel pieno verde del Parco Nord insieme a Kiefer e a Chiara di Statale a Impatto Zero. Siamo qui insieme a noi per capire un po' come si può vivere e anche divertirsi in modo sostenibile, giusto Kiefer? Anzitutto raccontaci che cosa fate. Allora, noi siamo studenti della Statale e questo appunto Statale Impatto Zero è il nostro gruppo studentesco. Proveniamo tutti da diverse facoltà e abbiamo a cuore l'ambiente e la sostenibilità. Noi come SITES appunto agiamo su due fronti, facciamo divulgazione per studenti e studentesse facendo progetti come interviste o conferenze, cineforum e simili, e poi collaboriamo con l'amministrazione aiutando per la transizione ecologica, favorendo la transizione ecologica del nostro Ateneo. Perché vi spinge, che cosa vi spinge a fare questo? Poi mi dicevi appunto che venite da diverse facoltà. Tu per esempio che cosa studi e che cosa appunto ti ha spinto? Allora, io sono uno studente magistrale di scienze naturali e personalmente quello che mi ha spinto è constatare anche nel mio percorso di studi quanto oggi sia un problema la crisi climatica. Anzi, credo e crediamo anche gli altri volontari che sia uno dei maggiori problemi non solo della nostra generazione, ma anche che l'umanità in realtà abbia mai affrontato. E noi, le nuove generazioni, noi studenti, abbiamo a cuore il fatto che ci si preoccupi sempre di più di queste tematiche. È importantissimo che le prossime generazioni siano formate e agiscano in tal senso, perché altrimenti non so quale futuro potremmo avere, ecco. Ecco, nel concreto, dici un po' tu e i tuoi amici che cosa vedete nella vostra vita quotidiana, milanese in particolare, gli effetti negativi della crisi ambientale, invece dove vedete che si può già agire. Prima parlavate del contatto che avete, del rapporto con l'amministrazione, che mi sembra molto importante. Certo. Avete delle risposte, riuscite a parlarci, che cosa fate nel concreto? Allora, per vedere gli effetti negativi della crisi climatica in realtà basta guardarsi attorno. Alla fine vediamo le temperature alzarsi, vediamo la siccità che ha causato gli scorsi mesi, è stata devastante, ne abbiamo sentito parlare in tutti i telegiornali. Quindi quello è piuttosto ovvio. Meno ovvio magari è vedere gli aspetti positivi, ossia vedere che effettivamente c'è una risposta positiva da parte delle persone. E noi in università, parlando della nostra esperienza, abbiamo visto una risposta veramente positiva dall'amministrazione, ad esempio. Sono stati veramente felici di poterci aiutare, di ascoltare le nostre esigenze, ovviamente con tempistiche sempre un po' lunghe, che quello è un problema quando si parla di... Italiano, esatto, direi. Esatto. Però davvero ci sono apertissimi ad ascoltarci, ad ascoltare le nuove generazioni, e questa cosa è importantissima ed è lì la chiave per poter far fronte appunto a questo problema. L'ultima domanda, da quanto tempo esiste SITES? Sì. E come riuscite, cioè ogni volta che vi laureate, quindi entrano nuove persone, riuscite a mantenere il ciclo vitale? Esatto, in realtà SITES esiste da ormai quasi 5 anni e è stata fondata da studenti di medicina, erano tutti di medicina all'inizio, poi si è sparsa la voce in università, adesso appunto abbiamo studenti da qualsiasi tipo di facoltà, sia scientifiche che umanistiche, e sì, riusciamo ad avere un ricambio, riusciamo a attirare persone che iniziano adesso l'università e che quindi riescono appunto ad essere i nuovi interessati che vanno poi a sostituire quelli che si laureano e poi magari vanno a lavorare nell'attivismo in associazioni più grandi. Grazie mille Kiefer. Grazie a voi. Possiamo continuare, se sei d'accordo, adesso il nostro giro, la nostra conoscenza delle vostre attività, certo, insieme a Chiara, che ci fa un po' vedere che cosa proponete oggi. Certo. Anzitutto tu cosa studi, Chiara? Io studio scienze politiche ambientali, che è un corso che non ha simili in Italia. Infatti io vengo da Trieste, sono venuta fino a Milano proprio per questo. È uno dei corsi più rilevanti in ambito della sostenibilità ambientale in Italia. Quindi sì, diciamo che Milano offre moltissime opportunità anche in questo campo. Benissimo, dai, allora facci vedere un po' che cosa avete preparato. La prima cosa è per avvicinare sia i bambini ma anche gli adulti al mondo di Statale Impatto Zero, della sostenibilità e dell'ambiente. È un trivial pursuit, quindi ci sono delle domande sempre a tema ambientale. Se appunto le persone rispondono correttamente, e finiscono il giro e vincono. E questo serve per...
diciamo, mostrare quali sarà il tema della domanda successiva. Tutto fatto con materiali riciclati che sì, si possono fare anche certo. A casa tranquillamente. Infatti tutti questi cartoni sono stati riciclati, non è niente che è stato comprato affinché possa essere, diciamo, rielaborato, eccetera, ma sono tutte cose riutilizzate. Aspetta, facci un esempio di qualche domanda, così vediamo se chi ci segue sa la risposta. Non ti ricordi? Non proprio bene, però ad esempio, non lo so, ad esempio per le domande per gli adulti si può chiedere quali sono i maggior gas serra che influenzano il riscaldamento climatico, oppure quali sono i fattori che fanno acidificare il mare, che è uno dei problemi maggiori. E quindi sì, io la seconda già non la so, lo dichiaro, devo studiare. E quindi sì, adesso poi ovviamente mostriamo anche vediamo nostri... bene, spiegaci bene tutte queste cose che sono qua esposte. Allora, questo è il nostro logo, sono degli adesivi che ovviamente per far interessare soprattutto i bambini che vogliono utilizzare gli adesivi, eccetera. Questi niente, sono semplicemente delle locandine che spiegano di cosa ci occupiamo. Create, pensate tutte da voi, giusto? Sì, ovviamente. Okay. Non avete colori politici, giusto? No, siete benissimo. No. Quindi anche questa è un'informazione importante da dare. Quindi ambientalismo, anche se c'è questo ismo finale, in realtà non siamo ideologici, giusto? Le nuove generazioni forse ce la potranno fare a non essere ideologici. Qui invece che cosa c'è di bello? Adesso una bambina sta provando. C'è una bambina, ma non possiamo riprenderla, quindi la riprendiamo di spalle. Va bene. Che sta a fa qua, la bambina? Allora, questo è un gioco dell'oca, che appunto per attrarre principalmente i bambini e essenzialmente serve, diciamo, per attrarre anche i piccoli bambini a conoscere gli effetti positivi e gli effetti negativi del cambiamento climatico, dell'ambiente, e anche appunto a capire, ad esempio con i punti domanda sono indicate dei giochi che sarebbero quello di saper indicare quali sono i frutti di stagione, le verdure di stagione, che è una cosa non molto semplice, che però è molto, soprattutto adesso che si parla molto di alimentazione, che può andare a creare vari problemi all'ambiente. L'alimentazione è una cosa molto importante che fa parte anche della vita dei bambini e quindi ovviamente devono sapere come funziona. E poi anche un altro gioco è quello di cercare di riciclare in maniera migliore possibile tutti i rifiuti che noi utilizziamo. E quindi sì, adesso loro stanno giocando a questo gioco che abbiamo creato sempre anche noi a mano, utilizzando dei teli che avevamo a casa. Lenzuola della nonna? Praticamente sì, esatto. E invece quelli lì sono i premi per i bambini, e anche questi sono stati già riutilizzati, cioè sono di seconda mano, però diciamo che non sono messi per niente male. Anche perché le cose si possono curare bene, sì, cioè esatto, la cura esatto. Per gli oggetti e per le cose è un altro tema educativo. Esatto, assolutamente. Infatti questa era proprio l'idea principale di questo gioco. Benissimo, quindi anche tutte cose che possiamo fare quando facciamo le feste dei figli, di amici e quant'altro. Io ringrazio tantissimo Kiefer, Chiara, statale a impatto zero, veramente. Grazie mille e andate avanti così, soprattutto teniamoci in contatto. Esatto.